L'idea di realizzare dei manufatti dai vegetali è un'idea antica come l'umanità, ma si è sviluppata dal punto di vista tecnologico solo nel corso dello scorso secolo. Possiamo partire dai miei occhiali. Sono realizzati utilizzando un materiale che si chiama acetato di cellulosa. Come il nome ci suggerisce, è un derivato della cellulosa, che si ottiene processando la cellulosa attraverso dei trattamenti chimici e fisici per impartire delle specifiche proprietà. Questo approccio diretto di estrazione di biopolimeri da biomasse è stato superato dagli sforzi tecnologici legati ai processi di sintesi chimica, a cui hanno contribuito figure fondamentali come il professor Giulio Natta, unico premio Nobel per la chimica in Italia, che operava presso il Politecnico di Milano, l'inventore del polipropilene. Un polimero dobbiamo immaginarlo come una catena di perle, in cui ciascuna perla caratterizza la catena per il proprio colore, la propria dimensione e la propria forma. Le perle sono nei materiali polimerici i monomeri, che si caratterizzano per la loro struttura chimica e che, legati in sequenza, ci danno i materiali polimerici. Questi monomeri venivano sintetizzati e realizzati a partire da fonti fossili. Tuttavia è emersa una seconda strategia basata sull'idea di ottenere dei monomeri a partire dall'estrazione dei vegetali. E questo ci consente di fare due cose. La prima è quella di ottenere, attraverso dei processi di sintesi tradizionale, dei materiali biopolimerici del tutto equivalenti ai materiali polimerici convenzionali. Questo è l'esempio della canna da zucchero, che può essere attraverso un processo di fermentazione trasformata in etanolo, l'etanolo a sua volta convertito in etilene attraverso un processo di disidratazione e infine, attraverso un processo di sintesi chimica convenzionale, ottenere il polietilene, che è il materiale con cui normalmente noi facciamo i tappi delle bottiglie di plastica. Ma questa strategia ha aperto delle nuove possibilità a realizzare materiali completamente nuovi, basati su alcune proprietà specifiche, quali per esempio la possibilità di degradarsi in modo controllato in ambiente controllato. Ci sono però alcuni punti a cui dobbiamo prestare attenzione. Ottenere dei polimeri a partire dalle piante non significa non doversi occupare del loro fine vita. La possibilità di sintetizzare polimeri convenzionali attraverso l'uso di monomeri derivati dalle piante ci consente di sfruttare alcune delle tecnologie consolidate di riciclo dei materiali stessi. Un secondo aspetto fondamentale di attenzione è il fatto che neanche un ettaro di terra deve essere sottratto alla produzione e alla distribuzione di cibo sano, giusto ed equo ad una popolazione che sta crescendo nel mondo. È su questi temi sfidanti ed è su queste tecnologie che le ricercatrici e i ricercatori del Politecnico di Milano ogni giorno lavorano per dare il proprio contributo alle sfide tecnologiche emergenti e alla crescita del nostro paese.